sai cosa c'è. Conduce in studio Franco Attanato. Pronto? 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 Aia. Pronto, salve, sono Franco Attanato, mi sente? Salve, chi è? Franco Attanato, mi sente? Sì. Ecco, lei sta per partecipare a un gioco a premi. Applauso no. del pubblico, grazie. Allora, fra 5 minuti noi andremo in sigla. E niente, è un gioco a premi. Scusi, ma guardi, mi ha appena chiamato la mia fidanzata, ho avuto un sacco di problemi. Niente, rientriamo dalla pubblicità, inizia il programma. Lei vince, ha già vinto 1000 euro. Capito? E deve rispondere esattamente alle domande fino ad arrivare al massimo di 50.000 euro. Capito? Allora è pronto per andare in diretta? Mica tanto, non ho capito niente sinceramente. Niente, sono delle domande che noi gli facciamo, lei deve rispondere, arriverà a un massimo di 50.000 gnagni e parte da 1000, capito? Lei ha già vinto comunque i 1000, capisce? No, no, ma lasci perdere. Ma non niente. Devo, ormai so, quanto manca? Regia? Franco, abbiamo 20 secondi, guarda. 20 secondi, mi faccia piacere, allora non accetti in diretta, così poi richiamiamo un'altra persona. Siamo 3, 2, 1, dai, 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 dai! Buonasera a tutti e bentornati sul programma più televisivo del mondo, perché io sono il vostro Franco Attanato e ovviamente voi siete con Kebabo, la trasmissione più bella e irriverente del etere sessuato. Allora amici, abbiamo in linea un ascoltatore. Intanto io devo salutare i Pooh che ieri sono stati con noi e purtroppo ieri abbiamo chiuso in fretta perché c'era Dodi Battaglia che ha avuto dei problemi. Penso che sia successo qualcosa per quanto riguarda la sua mucca che comunque ha a casa e gli tiene compagnia. Comunque andiamo avanti. Noi abbiamo già un ragazzo molto giovane in linea che ci ha chiamato. Pronto, ciao, chi sei? Sono Samuele. Ciao Samuele, quanti anni hai? 29. Da dove ci chiami? Da Brescia. Da Brescia? Sì. Eh no, perché noi abbiamo in studio tutto il pubblico di Bergamo. Vabbè, ma niente, non c'è niente, giusto? Non è che esistono rivalità. Fa niente. Non esistono rivalità, non vorrei che mi sbaglia, capito? No, non c'è. Sicuro? Sicuro? Sicurissimo. Vuoi dire qualcosa ai bergamaschi qua in studio? No. Tutto a posto, non c'è. Perché, sì, perché sì. Dicono che c'è questa rivalità fra di voi? Che non capisco. Ah, non lo so. Probabilmente perché loro fanno un po' di problemi con Doni adesso. Aspetti, che c'è uno del pubblico che vuole dire una cosa. Sì. Ma che cazzo stai dicendo? Non andiamo con le parolacce, tranquilli. Allora, ha qualcosa da dire, signore di Bergamo? Mi dica, se vuole parlare, a lei la parola, mi dica. I bresciani puzzano come i napoletani. Non ha detto niente di male, ha detto che loro hanno il condono, giusto? Se ho capito bene. No, hanno un po' di problemi i condoni. Ma quali condoni? Bresciano del c***o. Allora stiamo calmi, per cortesia. Facciamo un bel applauso a tutta la Lombardia, perché la Lombardia è importante. Dai, un bel applauso a tutti e sbattiamoci nelle palle di queste cose, che secondo me sono cose superficiali confronto a quello che sta accadendo nel mondo. Giusto? Giustissimo. Giusto, perfetto. Perché lei ha sentito, no, di quello che è successo? Sì, ho visto tutto. Purtroppo la Sant'Alché non poteva farne a meno ed è andata così. Comunque, noi andiamo, partiamo con le domande. Lei ha una domanda, le faremo, ha tre risposte che le darò io, lei deve scegliere, ok? È molto semplice, non è difficile. Partiamo con la base, lei ha già 1000 euro in gettoni gnagnani. Pronto, via! Base di merda. Tanto volevo salutare il pupazzo Frallo che è tra il pubblico. Chi è? La domanda è molto facile. Partiamo con la prima. Secondo lei, chi è più basso? Fra Lica Eolo Tra Eolo, Pupo o Frallolo? 30 secondi per lei, via. Pupo? È la risposta esatta! Andiamo a 3000 euro in gettoni fartalli. Ah, perfetto, perfetto. È arrivato l'ospite anche del giorno con noi, forse, se non sto sbagliando. Bello, bello, impossibile. Raul Pova, venga Raul Pova, venga.
Ciao Raul, come stai? Ciao, tutto bene? Tutto bene? Sì, sì. Perfetto. Allora, abbiamo un ospite in linea anche oggi. Sì. Abbiamo uno per il nostro quiz a premi. Tu hai mai giocato ai quiz a premi? No, non posso perché sono bello ma non lecco banane. Non riesco a parlare bene, ho capito. Vabbè, se vuoi stare comunque con noi, accomodati, dopo andiamo subito con la tua intervista. Posso fai pure, non dire queste parole però cortesemente. Vabbè, vai pure a andiamo avanti con la quarta domanda. No, adesso. Questa era la prima parte. Vuoi sapere come va a finire? Allora, adesso deve indovinare un rumore. Ed è un rumore di animale. Ma perché sta lì? Qua però io non le do i tre aiutini, ok? Ok. Perché sta ridendo? Così. Mi sta prendendo per il culo, vero? No. No, perché sento questo tono, cioè non è mai capitato che a Gerry Scotti qualcuno gli ridesse in faccia, quindi è una cosa. Ma io non so, prima di tutto ancora non sta ridendo. Ridere in faccia. Ma che cazzo ridi? Non c'è niente da ridere. Lei sta vincendo, ci sono dei soldi. L'hai visti i soldi? Certo. E quindi no. Non si può, hai capito? Cosa? Allora, andiamo col suono, regia, prego. Allora, 30 secondi per indovinare di che animale si tratta. Via la base. Vuole risentirlo? Sì. Allora, fermiamo la base. Diamo col rumore. Allora, questo animale la posso aiutare perché vive in casa. Cos'è? Un essere umano? Più o meno ci siamo, no. E diciamo che può rivalersi con una, cioè il nome di questo animale fa parte della famiglia. Guardi, più di così non so come aiutarlo. È un insieme fra quella che è importante nella famiglia e una marca di scarpe. Non le dico di più niente, vada con la base, via. Cosa? Chi? Non ho capito un cazzo. Allora, una marca di scarpe importante, abbiamo detto. È un felino. No. Una marca di scarpe importanti da tennis, mi dica, via, proviamo. Da tennis? Sì. C'è la Agnina. La Agnina? Sì, la Nai. La Gnagni? La Gnagni. E non posso dirle perché sa che è un po'. La Lotto. La Gnagni di Muma. E poi abbiamo la Mu. Mu. La Puma. Bravissimo, l'ha quasi detto. Ok, tenga solo le iniziali di questo animale. E il resto fa parte della famiglia. Femminile. La Puma. Cosa? Puma? Chi è che t'ha procreato? Dai che facile, dai. 5 secondi ancora, 4, 3. La Puma? Dillo, dica. No, non, l'altro nome per dirlo, la Puma? Pumadre. Perfetto, un applauso! E andiamo! La Pumadre, animale che è nato nell'Equatore, non diciamo di più perché comunque chi volesse lo va a cercare su Wikipedia. Come sta? Lei è già arrivato a 10.000, mi hanno detto. 10.000, regia? 8.500 Franco. 8.500, ok, perfetto. Allora, se lei sta in linea, noi andiamo 30 secondi in pubblicità o 40 e arriviamo subito, ok? Noi pubblico ci rivediamo fra pochissimo. Rimanete in linea. Ciao. Pronto? Pronto. Salve, sono Franco Attanato. Allora, il problema è, ma che cazzo mi ride in faccia? Perché mi stava ridendo in faccia? No, non stavo ridendo in faccia. Ma a me non me ne frega un cazzo. Ma lei sa che io conosco calabresi, cose, io la vengo a prendere. Allora conosce qualcuno delle mie zone. Ma a me, sinceramente, non me ne frega un cazzo. Per me sei sei un pelo della mia palla. Quindi non mi ridere mai più in faccia, capito? Perché questa è una cosa che mi dà veramente fastidio. Come chi non sa fare le canne. Sono due cose che mi danno veramente fastidio, ok? Adesso rientriamo in diretta. Mi raccomando, voglio che non mi ridi in faccia, ok? Capito? Franco? E non mi truccare, cazzo! Sono bello così! Ma vai a truccare quella puttana di tua madre! Franco! Adesso piangi, cosa c'è? Andiamo in onda, 3 secondi, siamo pronti, dai! No, sei calmino, eh! Ehi, figlio di puttana! Vai a prendere sto cazzo di telecamere! Ai, non mi picchiare! Mia mamma! Ma vaffanculo, portatelo fuori, scemi! Portatelo fuori, dai! Quanto manca, regia? Ragazzi, siamo in onda, 3 secondi, dai! Tutta la gamba! Dai, zitto che sei in onda! Vai! Oh.
Bentornati in diretta, siamo sempre qui a Kebabbo. Abbiamo un concorrente che sta spaccando, signori e signori, perché ormai ha 8.500 euro e praticamente lui le sa tutte le risposte. Non so come faccia, ha titubato un po', dobbiamo dirlo, su l'animale, giusto? Sì, sull'animale ha titubato. Io però scusi, cioè non so se noi avevamo parlato fuori onda, però le avevo chiesto che c'è una cosa, cioè le avevo detto che c'è una cosa che mi dà molto fastidio. Ed è che lei mi rida in faccia. Ma io non le sto ridendo. Ma sta ridendo ancora, perché lo fa? Ognuno ride quando vuole. Sì? Franco, facciamo una cosa, dai. Sì. Scaliamo 1.000 euro al signore e andiamo avanti. Scaliamo i 1.000 euro al nostro punto, va bene. Sì, fai anche due, dai. Faccio anche due? Due. Allora faccio una cosa, lei vada a prenderlo nel ok? No. Non mi interessa, lei ha perso il gioco, va bene? Perfetto. Va bene, lei è un grandissimo stronzo, se lo ricordi, ok? Ma mi dico una, posso sapere una cosa? Sì, dimmi. Quando è che l'ha mandata in onda questa cosa qui? Siamo già in onda. Vuoi dire anche che sei uno stronzo in sì? Su che canale? Mi dica almeno non ti canale. Stai vedendo? Sono sul 32 del digitale. Quindi tu ancora sul non 30, hai capito? Sul niente. 32 del digitale? Sì. Io non ce l'ho il digitale ancora. Se sei un cazzo di poveraccio non venire a romperci i coni, ok? No, scusa, Rolbova. Siete voi che siete venuti a rompere i coni. No, è lei che ci ha chiamato per partecipare al gioco. Anzi, io la querelo anche se lei continua a dire un sacco di puttanate, ok? Va benissimo? Questi sono i tipici litigi in diretta televisiva. E a me non va bene di uno che mi prende per il culo telefonicamente, ok? Ok. Allora, per scusarsi, lei deve dire che è uno stronzo in diretta adesso, dai. No, lo dica, lei è uno stronzo, lo dica. No. Lo dica, perché noi abbiamo tutti i suoi recapiti, eh? Non le sto facendo una minaccia, ma vengo lì, No, assolutamente. Mi deve chiedere scusa. No. Allora io le do anche del figlio di puttana, ok? Come lei, altrettanto. Comunque c'è poco da ridere, perché quando Gerry Scotti è fuori onda è uguale. 105 Zoo, only for you.